La Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è approdata in Sardegna in una missione istituzionale sollecitata dal senatore Silvio Lai. Dopo le audizioni di ieri a Nuoro, dove sono stati sentiti i rappresentanti dell'Associazione Italiana Esposti Amianto, dell'Associazione Familiari Esposti Vittime Amianto, la direttrice provinciale di Nuoro dell'INPS Margherita Corvaglia e la direttrice regionale della INAIL Enza Scarpa, questa mattina è stata la volta di Sassari. La delegazione, presieduta da senatrice Camilla Fabbri e coadiuvata dai commissari Paola Pelino e Daniele Borrioli, si è riunita nella sala campus del Palazzo della Provincia in Piazza d'Italia. La missione rientra nell'indagine istruita dalla Commissione in merito all'esposizione dei lavori alle fibre di amianto in relazione alla produzione di alcuni ex siti industriali sardi. Nel corso della mattina erano previste le audizioni dei sindaci di Sassari e Porto Torres, Nicola Sanna e Sean Wheeler, e il commissario della provincia, dottor Giulio Secchi, dei rappresentanti della TS Espresa, dei sindacati CGL, CISL, UIL e del CEA. Nel pomeriggio la Commissione effettuerà un sovralluogo presso la fabbrica Eni Versalis di Porto Torres.